Ecco qui, deve essere una comune cittadina che fa portare via la roba. Non ti azzardare a dirmi niente perché sto a fare la diretta, eh. Non mi di niente. Non mi dire assolutamente niente, ricarica tutto quello che hai scaricato nel prato. Ricaricate tutto quello che avete buttato. Avanti. Non levo niente, ricarichi tutto. Forza. Ricarica tutto in macchina e porta tutto via. E tu ricarica tutto. Ricarica tutto in macchina. Rimetti in macchina. Guarda che sono in diretta, lo stanno vedendo tutti, quindi occhio a quello che fai. Ricarica tutto. Hanno visto pure la targa della macchina, quindi cerca di ricaricare tutto. Questo è quello che portano all'interno dei prati di Via Laerte, che poi noi comuni cittadini non ci dobbiamo incazzare perché lasciano tutto qua. Ecco qui le risorse, quello che fanno. Eccoli qua. Ricarica tutto. Guarda che sto in diretta, non ti azzardo a farmi niente perché so cavoli tuoi. Forza, ricarica tutto. Ricarica tutto. Perché devi rimettere tutto in macchina? Questo non è la discarica comunale. Forza, ricarica tutto. Metti tutto sulla macchina. Ricarica sulla macchina. Forza. Cazzo voglio? Voglio che rispetti la mia città! Forza! Quello voglio, che rispetti la città dove stai ospite! Forza! Vattene te, vattene! Vattene te! E ringrazia Dio che ti è nata pure bene! Forza! Ecco quello che succede su una strada normale di Roma, dove i 5 stellati dicono che hanno tutto pulito e tutto tranquillo. Una cittadina comune li deve cacciare. Forza, vattene, perché tanto non me ne vado da qua. Io mi metto a sedere qua per terra fino a che te ne vai, eh. E non ritornare perché c'è sta la targa tua filmata e l'hanno vista tutti, non ritornare. Non si tratta di avere le palle, ragazzi, sto a tremare perché comunque sto da sola, ma se facciamo sempre tutti finta di non vedere e ce ne andiamo, sta città diventa sempre più merda. Almeno se ne sono andati, non lo so se la scaricheranno un'altra volta, ma la targa c'è sta. E chi se qualcuno volesse può pure fare i controlli di sta gente, perché tanto stanno a venire a scaricare quella roba, perché tanto poi qui dentro ci vanno a dormire, ecco quello che fanno. Dentro queste canne, dove la gente comune poi ci viene a passeggiare, rischia tutti i giorni la vita.